Mario Volo. Messi, si dice sempre che tutte le partite sono importanti, ecco, però questa partita è un derby sentito come tutti i derby, era molto importante vincere. Il Sorrento aveva meno da perdere rispetto alla Juve Stabia, però ecco il carattere ancora dei 90 minuti della squadra è uscito di nuovo fuori, anche nei cambi abbiamo visto Mosca è entrato proprio benissimo nel secondo tempo, ha dato un contributo importante oltre al gol. Ma tutti si stanno mettendo davvero a disposizione sua per raggiungere questi Itaca. Ma è un gruppo devastante, l'ho sempre detto. Questa è la vittoria del gruppo. Abbiamo passato una settimana non facile perché venivamo da una sconfitta, non venne in sala stampa, che immeritata. Il Foggia fece due tiri in porta e poi sentivo anche che dicevano che era meritata, quindi è stata brutto per noi, perché abbiamo fatto veramente una grande partita a Foggia. Oggi abbiamo fatto peggio, il Sorrento meritava il pari e abbiamo vinto. Il calcio è questo, abbiamo vinto per il carattere che abbiamo vinto per la tenacia, abbiamo vinto per un gruppo devastante, per Castellammare. Per Castellammare è un altro derby che portiamo a casa e dà un grosso ossigeno al nostro percorso. Mario Di Capo. Mister, una vittoria che vale 6 punti, il Benevento ha perso in casa col Monopoli, la Juve Stabia ha vinto qui a Potenza, più 9 a 5 giornate dalla fine. Quanto è stato importante vincere oggi? Tantissimo, è stato importante per noi, per il nostro gruppo, per i nostri valori. È dall'inizio dell'anno che siamo in testa, siamo inciampati in un campo difficile, ti ripeto, immeritatamente, perché hanno battuto due punizioni a Foggia, due punizioni. Ho sentito che dicevano che meritavano la vittoria, è stato anche sgradevole. Mentre io riconosco con tutta sincerità che oggi il pari era il risultato più giusto, perché il Sorrento ha fatto bene, faccio complimenti al Sorrento. È stata una battaglia fino all'ultimo sangue, fino all'ultimo secondo, come tutti i derby lo sono, come tutte le partite che affronteremo di qui alla fine troveremo così. Abbiamo perso qualche duello in mezzo al campo dove loro sono stati di gamba, sverti. È una squadra che ha delle idee di gioco, quindi complimenti al Sorrento e un grande applauso anche alla Juve Stabia, perché ha portato a termine un risultato in sofferenza, però l'ha portato a termine. Natale Giusto. Vabbè, mister, buonasera. Buonasera. Ottime le scelte anche oggi. Merita al primo minuto, per me è stato uno dei migliori in campo nella Juve Stabia, nonostante si venisse alcune gare non partiva dal primo minuto. Ha fatto il primo gol, è entrato nell'azione del secondo gol, quindi ancora una volta una scelta che l'ha premiata e ha premiato questa Juve Stabia, come lei diceva, non meritava assolutamente di perdere anche la gara precedente col Foggia. No, Meli è un ragazzo eccezionale. Meli è uno dei pochi giocatori che è in scadenza, sono contento per lui che abbia fatto bene, perché anche lui, come tutti gli altri, merita di poter continuare in questo progetto con questo gruppo. È un ragazzo eccezionale come tutti i ragazzi del gruppo. Stavo mettendo Piero Bon, sull'esultanza l'ha ammonito, quindi ho temporeggiato, perché se no ci andava in campo uno ammonito. E sono contento anche per Kevin, perché ha fatto un buon primo tempo, pian piano lo recuperiamo, ha passato un momento un pochino, diciamo, non in grande condizione per una discontinuità nell'allenarsi, come Bachini ha fatto una settimana, anzi due settimane difficili, però ha stretto i denti e ci ha dato una mano. Questa è la vittoria del gruppo. Andiamo avanti con umiltà, con grande, veramente grande umiltà, però anche con grande fierezza. Sono contento per oggi. I tifosi ci hanno chiesto di essere noi il 12° uomo in campo. A livello caratteriale abbiamo fatto e, ripeto, abbiamo non giocato benissimo, però sinceramente in questo momento conta portare i punti a casa. Per noi era importante fare il risultato pieno, ci siamo riusciti e complimenti ai ragazzi. Giovanni Donnarumma. Mister, questo era un derby che probabilmente aveva bisogno di una cornice di pubblico ancora più importante, perché se aveva una vittoria, una cornice di pubblico importante è ancora più bella.
però un applauso anche a questi tifosi che in questa giornata hanno messo da parte il loro orgoglio per questa famosa Fidelity, ci hanno passato sopra in tanti, comunque sono arrivati qui e hanno comunque sostenuto, li richiamava anche lei dalla panchina, le hanno risposto in tantissimi. Sono grandi. È il grande Castellammare, perché è una cosa splendida quello che viviamo quotidianamente a Castellammare, e abbiamo bisogno domenica di tutta Castellammare allo stadio, abbiamo bisogno dello stadio pieno, perché siamo alle battute finali e c'è veramente bisogno di tutti, quindi aiutateci ora, perché può essere un momento importante della stagione. Bene, ultimo. Noi non vogliamo ovviamente mettere la luce addosso a nessuno, perché questi ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale, e proprio per il giorno d'andata e proprio per quello che abbiamo visto finora, che cosa sta succedendo a Tiano, mister? Noi ce lo chiediamo, perché anche oggi un po' di incertezza nelle uscite. Tiam è un giocatore che ci ha portato talmente tanti punti, no? Nel nostro, un giocatore importante, che quando si vede normale si pensa che sia sottotono, però anche oggi è stato un grande nelle uscite, è stato un grande anche con i piedi, perché gli è stato dato da mister Bacos qualche retropassaggio in un campo che era un po' mezzo e mezzo, ho visto un attimo, si sono anche Tiam bene, perché ha un grande preparatore dei portieri che è Petrazzolo, abbiamo uno staff splendido, da Nazareno a Riccardo a Paolo al prof La Penna, ai collaboratori del prof, ai dottori, ai fisioterapisti, anche oggi i fisioterapisti e i dottori hanno fatto di tutto perché Bacchini fosse a disposizione, perché veramente si è allenato col contagocce questa settimana. Quindi sono contento per il nostro presidente, perché è vicino alla squadra, è una persona che anche ieri è venuta a trovarci, ci ha dato entusiasmo. Sono contento per il direttore, perché anche lui è sempre con noi, sempre positivo, sempre al momento giusto, la parola giusta, e quindi tutto questo, su tutte le componenti, da Pino, tutte le componenti della società, il segretario e il nostro addetto stampa, che hanno portato il suo contributo e hanno fatto sì che la Juve Stabia a 5 domeniche avesse questa classifica. Però un grande risultato, con umiltà mettiamoci lì, lavoriamo e pensiamo al quotidiano. Ultima di capo. Mister, diceva delle varie figure, però diciamo il direttore lo può ringraziare per la durata, ma oggi diciamo anche per Mosti, no? Ha segnato Mosti il suo parere sul giocatore. No, Mostino. Secondo me Mostino è un giocatore importante che non sa neanche lui quanto è forte e può crescere ancora tanto. Oggi ha fatto un bel gol, ha corso, perché per noi sono importanti anche i chilometri che facciamo, e sono contento per lui. Come questa vittoria è anche per la mia famiglia, perché questa settimana sia Laura, Niccolò sono stati belli vicini all'allenatore, perché abbiamo passato una bella settimana. Grazie.